Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nella mia città è veramente una giornata grigia, piovosa, nebulosa. Stamattina c'è stata una specie di tromba d'aria che sembrava un tornado di quelli che si vedono nei film. E quindi in questa grigia giornata io ho deciso di dare un po' di luce e di fare un video tag. Ovviamente non so quando pubblicherò il video sul canale, quindi magari lo pubblicherò in una giornata di sole, però sappiate che nel momento in cui ho girato il video era una giornata grigia e nebulosa. Il tag si intitola Ci vogliamo conoscere meglio, è stato ideato da Cuba Libre, vi lascio giù in info box il link, ma io sono stata taggata da Antonella del canale I Consigli di Antonella 2, che ha taggato tutte le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube. Quindi io, facendo parte di questo gruppo, sono stata di conseguenza taggata. Vi lascio anche il link del canale di Antonella giù in info box. Partirei subito con la prima domanda: i profumi della tua vita. Io ho un solo profumo della mia vita che è il J'adore, semplicemente perché non sono appassionata di profumi, perché non ne compro quasi mai e quindi l'unico profumo della mia vita è il J'adore. Domanda numero 2: il rossetto che ti fa sentire donna? Partendo dal presupposto che sono convinta che tutte le donne che hanno risposto a questo tag non hanno bisogno del rossetto per sentirsi donna, però se proprio devo citarne uno, vi direi un rossetto rosso perché valorizza di più le labbra, perché comunque è un bel colore vistoso e appariscente, quindi se mi devo sentire donna grazie a un rossetto, sceglierei un rossetto rosso. Poi domanda numero 3, l'ombretto con il quale ti vedi bella e quali colori preferisci usare? Dunque, se io mi vedo più o meno bella non dipende dal colore dell'ombretto, ma dipende dal mio stato d'animo. Perché se è una giornata no, potrei mettermi qualsiasi colore sugli occhi che sicuramente mi vedrei molto meno bella. Se è una giornata positiva, in cui sono di buon umore, in cui sono allegra, magari mi posso vedere carina anche con un ombretto scelto a caso. Invece, sui colori che preferisco usare, direi che mi piace molto il verde, sia verde brillante che verde un po' più scuro. Poi mi piace anche il nero con delle sfumature argento e mi piace il marrone con delle sfumature dorate. Quindi questi più o meno sono i colori che mi piacciono di più e che prediligo, anche se quando si tratta di ombretti mi piace provare anche dei colori nuovi a seconda della giornata. Domanda numero 4. La cosa che sicuramente non faresti mai. Se c'è una cosa che io ho capito in questi miei 40 anni di vita è che tutte le volte che ho detto quella cosa non la farò mai, poi mi sono ritrovata a farla per un motivo o per un altro. Quindi sicuramente la cosa che non farei mai è dire che io non farò mai una determinata cosa, perché ogni volta che lo dico, poi mi ritrovo comunque a fare delle scelte che mi portano a fare quella cosa che pensavo non avrei mai fatto. Quindi, insomma, la vita ci pone sempre di fronte a situazioni che magari non ci saremmo aspettati, facciamo delle scelte che non pensavamo avremmo dovuto fare e quindi, insomma, in questo disegno misterioso che è la vita, mai dire mai. Questa è la mia risposta. Domanda numero 5. Una cosa da mangiare che proprio non ti piace e quella che invece ti piace così tanto che la mangeresti tutti i giorni. Una cosa che proprio non mi piace sono le cose crude, quindi pesce crudo o carne cruda a me proprio non piacciono. Assolutamente, sono due cose che non mi va assolutamente nemmeno di assaggiare perché mi fanno senso. Invece, ci sono tante cose che mi piacciono e che mi piacciono tanto, ma nessuna di queste la mangerei tutti i giorni per una semplice ragione. Perché se io mangiassi tutti i giorni una cosa, poi alla fine non mi piacerebbe più perché mi andrebbe a stancare, mi stuferei comunque di mangiarla tutti i giorni.
E quindi anche le cose che mi piacciono tantissimo, come ad esempio la pizza, che è il mio piatto preferito, oppure il pollo che mi piace cotto in tutte le sue versioni, il salmone, che è un'altra cosa che mi piace tantissimo, ma nessuna di queste cose la mangerei tutti i giorni, perché poi andrei a perdere comunque il piacere di mangiare quella cosa lì, perché quando una cosa diventa ripetitiva, secondo me alla fine poi non piace più. Domanda numero 6. Cosa non hai paura di dire? Dipende dalle situazioni, dipende dalla persona alla quale devo dire qualcosa. Diciamo che c'è solo una cosa che non ho mai avuto paura di dire e che tuttora non ho paura di dire in nessuna circostanza, che magari adesso che la dirò vi potrà sembrare banale, ma vi assicuro che poi non è così banale. Che è dire ti amo. Dire ti amo alla persona che amo, naturalmente, non mi ha mai spaventata. Eppure io ho incontrato nella mia vita molte persone che mi hanno confidato di avere un po' paura a dire questa cosa, per una serie di motivi magari, però invece a me non ha mai fatto paura. Io ancora oggi, dopo 23 anni di relazione, dico ti amo al mio compagno e lo dico senza nessuna paura, senza nessuna forma di imbarazzo, perché credo che sia importante dirselo e dirselo anche dopo tanti anni. Perché secondo me, comunque far sapere all'altra persona, che è amata, credo che sia un ingrediente necessario per il buon funzionamento di una relazione. Certo, non è solo quello, ce ne sono tantissimi altri e sicuramente a volte amare non basta, perché ci vuole anche altro. Però, comunque io non ho paura di dirlo e devo dire che mi fa anche molto piacere, mi fa comunque sentire bene dire questa cosa e condividerla con la persona che amo. Mi rendo conto che magari per qualcuno può sembrare una banalità, però per quella che è la mia esperienza di vita ho capito che non è affatto una banalità. Domanda numero 7. Che persona ti ritieni? Io mi ritengo una persona in evoluzione, in costante evoluzione. Io sono cambiata tantissimo nella mia vita, ho attraversato percorsi di vita molto diversi uno dall'altro, ho fatto lavori molto diversi uno dall'altro, ho incontrato un sacco di persone diverse, ho vissuto un sacco di situazioni, alcune molto felici e altre molto dolorose. E ho imparato ad essere una persona, diciamo, in evoluzione. Ho imparato a mettere in discussione le cose in cui credo, le cose che penso, ma non perché, io voglia cambiare idea, ma perché mettere in discussione i nostri pensieri, le nostre convinzioni, aiuta ad ampliare le prospettive. Quindi poi magari rimango delle mie idee, non è detto che io le cambi, le mie idee. Però mettere comunque in discussione costantemente le cose vi assicuro che vi apre un sacco di prospettive, vi aiuta a capire la vita in un modo diverso. Ovviamente capire la vita è una cosa difficile, quindi io stessa, anche se ci provo quotidianamente, molte cose della vita non le ho capite e probabilmente non le capirò mai. Però mi ritengo una persona che comunque ha voglia di imparare, di migliorarsi, di mettersi in discussione e soprattutto una persona che ha voglia di capire le situazioni, di capire, non dico tanto le persone, perché ultimamente, negli ultimi anni, per una serie di mie esperienze personali, non ho più molta voglia di mettermi a comprendere le persone. Però soprattutto capire le situazioni, capire me stessa, capire quello che io provo nelle determinate circostanze, invece è una cosa che mi motiva sempre a migliorarmi. Non so se sono riuscita a farvi capire qualcosa di tutto questo ragionamento contorto, ma spero di sì. Comunque andiamo avanti. Domanda numero 8. Come pensi di essere vista dagli altri? In realtà io non so rispondere a questa domanda per una semplice ragione. Non mi sono mai soffermata troppo a chiedermi chissà cosa pensano gli altri di me, perché tanto secondo me gli altri pensano quello che vogliono indipendentemente da quello che voi facciate. Ci sono delle persone che si fissano su un'idea e mantengono quella cascasse il mondo.
non cambiano idea, non si mettono in discussione, quindi insomma è inutile starci a perdere troppo tempo chiedendosi chissà cosa pensa di me quella persona o quell'altra, perché tanto pensano quello che vogliono, io ne sono sicura di questo. A me interessa quello che penso io di me stessa, quello che penso io degli altri, delle situazioni, delle circostanze, ma quello che gli altri pensano di me in realtà è abbastanza relativo, perché è importante quello che penso io di me alla fine. Domanda numero 9. Qual è la cosa che vorresti alla follia oggi, però per vari motivi non puoi averla? Dunque, non so se c'è qualcosa che voglio davvero alla follia, perché comunque la mia vita di oggi è abbastanza soddisfacente, però se devo citare una cosa che vorrei tanto, ma che non posso avere oggi, è fare il giro del mondo. E la ragione non sono nemmeno i soldi, anche quelli, perché comunque non sono certo milionaria da potermi permettere chissà che cosa. Però non è nemmeno una questione di soldi, perché secondo me per viaggiare non è necessario essere pieni di soldi. Io ho fatto un sacco di viaggi bellissimi spendendo poco, quindi il fatto che per viaggiare, per girare il mondo ci vogliono i soldi è vero solo in parte, perché ci si può anche accontentare un po' di più, spendere molto poco e vedere lo stesso delle cose bellissime, fare lo stesso dei viaggi bellissimi. Quindi i soldi sono un problema relativo. Il problema principale che oggi mi impedisce di girare il mondo è il lavoro, perché io non ho 6 mesi di ferie, 7 mesi di ferie a disposizione per girare il mondo e per fare un giro come quello che ho in mente io sarebbero necessarie davvero tantissime ferie. L'unico modo che mi viene in mente per girare il mondo nel modo in cui mi piacerebbe fare è prendersi un anno di aspettativa, quindi prendersi un anno di aspettativa dal lavoro e fare questa cosa. E non è detto che in futuro non la faremo, perché con il mio compagno a volte lo diciamo, abbiamo già parlato di questa cosa. Noi non abbiamo figli, non ci dobbiamo preoccupare di nulla che riguardi i figli, quindi non abbiamo spese particolari, non dobbiamo pensare al futuro di nessuno, dobbiamo pensare solo al nostro di futuro e quindi non è detto che magari fra qualche anno non si faccia anche una scelta di questo genere, perché io comunque voglio vivere la mia vita, voglio vedere delle cose, voglio fare determinate esperienze di viaggio e quindi non è detto che poi magari in futuro non si faccia una scelta così. Però oggi il motivo per il quale io non posso fare il giro del mondo è il lavoro. Sia il mio che quello del mio compagno, che comunque non ci consente di avere tutta questa libertà di movimento. Però è una cosa che oggi non posso avere, ma in futuro potrei anche avere questa possibilità. L'ultima domanda chiedeva di taggare, quindi direi che sono stati già taggati quasi tutti quelli che volevo taggare, quindi sentitevi liberi di fare questo tag, chiunque lo voglia fare lo faccia. Io magari faccio 2 o 3 nomi così, giusto perché forse sono i canali che non sono stati taggati, ma non ne sono nemmeno troppo sicura. Quindi nomino Sara Magic 15, La Stanza di Scarlett, Lady Dark Makeup. Poi non so, me ne vengono in mente tanti altri, ma credo che siano già stati taggati. Quindi ritenetevi tutti taggati. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.